Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Sono 9.660 i nuovi casi positivi di coronavirus in Italia su 244.429 tamponi, con un netto calo del tasso di positività complessivo che scende al 3,9%. Torna a salire invece il numero dei decessi registrati nelle ultime 24 ore, sono 499. Aumentano di 57 unità invece i pazienti nei reparti ordinari ospedalieri e calano le terapie intensive di 38 unità. Puntuale anche il bollettino odierno dei positivi del giorno della Regione Campania, divulgato dall'unità di crisi della Protezione Civile. I nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore sono 919, di cui 21 identificati da test antigenici rapidi, asintomatici 891 e sintomatici 7. I tamponi del giorno sono 11.073, di cui 587 antigenici, per un totale positivi di 224.098. I deceduti invece sono 38, ben 15 nelle ultime 48 ore e 23 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di 3.803. Parliamo anche dei guariti, che sono 1.355, per un totale di 158.436. Come di consueto anche il report posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 103. I posti letto di degenza disponibili tra offerta Covid pubblica e privata 3.160, occupati 1.480. Sì al vaccino di AstraZeneca anche fra gli over 55 in buona salute. In attesa di acquisire ulteriori dati anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il vaccino AstraZeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, cioè soggetti giovani tra i 18 e i 55 anni. Si ribadisce tuttavia che sulla base dei risultati e dei dati di sicurezza il rapporto beneficio-rischio di tale vaccino risulta ancora favorevole, anche ovviamente nei soggetti più anziani ma senza fattori di rischio. Lo precisa in un parere la Commissione Tecnica Scientifica dell'AIFA. La Commissione poi, e ribadire che per tutti e tre i vaccini attualmente disponibili è stata accolta integralmente l'indicazione rilasciata da EMA, per cui tutti possono essere utilizzati nell'intera popolazione autorizzata, rileva innanzitutto la difficoltà di effettuare una comparazione corretta sulla base di confronti indiretti tra studi che, oltre ad aver arruolato popolazioni diverse, si legge nel parere, sono in gran parte ancora in corso. Pur con i limiti sopra evidenziati, i dati attualmente disponibili indicano che in termini di riduzione percentuale della frequenza di infezioni sintomatiche, l'efficacia del vaccino AstraZeneca, afferma la Commissione, risulta inferiore a quella dei vaccini a RNA messaggero. Si rileva inoltre che i dati degli studi registrati nel vaccino mostrano un livello di incertezza nella stima di efficacia per i soggetti sopra i 55 anni, in quanto tale popolazione era soltanto scarsamente rappresentata. Una ragazza, Sonia Di Maggio, 29enne di Rimini, che da qualche tempo viveva in Salento con il suo fidanzato, è stata uccisa a Minervino di Lecce, vicino alla chiesa di San Biagio. La ragazza, al momento del delitto, compiuto con numerose coltellate, si trovava per strada proprio con il suo fidanzato. È stato catturato già questa mattina il presunto responsabile dell'omicidio. L'uomo arrestato è l'ex fidanzato della giovane, 39 anni, di Torre Annunziata, con precedenti penali. L'uomo aveva ancora gli indumenti e lo zainetto che indossava al momento del delitto, quando è stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto nei pressi della stazione ferroviaria, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale si stava allontanando dal Salento. L'arma del delitto però non è ancora stata trovata. A quanto si apprende da fonti investigative, era da poco uscito dal carcere dove era finito per aver ferito, già a coltellate, un parcheggiatore abusivo durante una lite. Una frana di grandi dimensioni ha investito la statale amalfitana nel comune di Amalfi. Secondo quanto riferisce il sindaco Daniele Milano, dalle prime testimonianze non sembra che ci siano vittime, ma al momento non è neanche possibile escluderlo. La frana si è staccata dal costone roccioso che fiancheggia la statale, ha invaso completamente la strada e ha coinvolto anche un tratto al di sotto del lungomare di Amalfi.
Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime, dichiara il sindaco. Si procederà di sicuro all'evacuazione di alcune case. Quanto successo oggi ad Amalfi non è un evento imprevedibile. La costa ha una sua fragilità geologica e la strada statale amalfitana ha bisogno di cure e manutenzione che vadano oltre l'emergenza. Lo ha affermato invece Andrea Ferraioli, presidente del distretto turistico della costiera amalfitana. Come distretto chiediamo che venga immediatamente convocato un tavolo tecnico che operi con decisione e immediatezza e che programmi per il futuro delle popolazioni residenti e dell'economia di questi bellissimi luoghi. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato nella sua consueta diretta social del problema delle scuole e della didattica a distanza. Ascoltiamo un estratto. Voglio illustrarvi bene quella che è la situazione delle scuole. Vi ho ricordato in apertura di diretta che sabato ho registrato un video messaggio col quale ho anticipato la mia scelta sulla chiusura delle scuole superiori. Perché c'è un motivo. E così rispondo anche a qualche domanda della serie sindaco. Ma se c'è il pericolo, perché non apri le superiori e invece tieni aperte le medie, le elementari o l'asilo? E beh, guardate, c'è un motivo sostanziale. Innanzitutto, le scuole elementari e medie e le scuole dell'infanzia sono prevalentemente frequentate da una popolazione cittadina. Quindi, grosso modo, io so qual è lo stato anche della presenza del virus in città e ad oggi, oggettivamente, anche rispetto a quello che il TAR ha deciso. Perché l'altro elemento fondamentale è che in questo momento, a prescindere dalle considerazioni, impedirebbe a chiunque di chiudere le scuole, ripeto, guardando i dati attuali dei positivi in città, e beh, l'altro elemento è che il TAR prima ha sospeso a dicembre una mia ordinanza, dicendo che quelle condizioni che riportavano molti più casi positivi di quelli che oggi registriamo, quelle condizioni non riuscivano a essere sufficienti per giustificare una chiusura delle scuole che andava contro la norma nazionale. Perché io ricordo che in questo momento per l'Italia le scuole sono aperte, comprese le superiori. Cosa può fare un sindaco e cosa ha fatto De Luca fino a un certo punto? Per motivi di salute pubblica, quindi sanitari, abbiamo deciso di chiudere le scuole. Quindi la norma nazionale prevedeva scuole aperte, infanzia, elementari, medie e parzialmente le superiori. Noi cautelativamente, visti anche i dati, abbiamo detto no, le chiudiamo. Prima il TAR ha impugnato la mia ordinanza, poi in qualche modo a dicembre sono riuscito a tenerle chiuse, ma poi il TAR addirittura ha impugnato quella del governatore. E ricordate, questo è importante, che invece fino a qualche settimana fa il TAR aveva dato ragione al governatore, quindi respingendo l'altra precedente impugnazione. Oggi il TAR ha detto, secondo noi non ci sono le condizioni, mettendo nella valutazione anche realtà non virtuose come la nostra. Quindi nonostante altre condizioni in Campania più complicate, per il TAR le scuole dell'infanzia, elementari e medie vanno tenute aperte. Questo è un dato. Al via da oggi un progetto innovativo per le classi del liceo scientifico di Somma Vesuviana nel Napoletano, che sono collegate tra loro per rispettare il distanziamento sociale tramite la tecnologia LIM, ossia lavagne interattive e multimediali presenti in tutte le aule. Ogni prima infatti è stata divisa al 50% in un'aula e l'altro 50% in un'altra aula video, con metà classe con il docente di base e l'altra metà nella classe a fianco. In questo modo ambedue le classi sono collegate rispettando tutte le normative anti-Covid, garantendo il distanziamento e al contempo anche la didattica in presenza. Per le altre classi si procederà ovviamente con la didattica in presenza sempre al 50%, così come deciso dall'ultima ordinanza regionale. Ascoltiamo a riguardo proprio la preside Anna Giuliano. Per le prime, noi in modo particolare, proprio grazie alle innovazioni tecnologiche
quindi a Dedim in ogni aula e tutte le attrezzature necessarie per poter mettere in campo questa didattica innovativa, noi abbiamo la maggior parte delle prime in presenza, ovvero al 100%, ma non nel 100% nella singola aula, ma suddivise, quindi 50% in due aule adiacenti, collegate tra loro dalla LIM, EDA ovviamente è collegata ad un PC, e in un'aula c'è il docente di base prevalente, mentre invece nell'altra aula c'è l'organico COVID, il docente COVID. Quindi, diciamo, il docente COVID funge da supporto per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. Grazie ad un ottimo orientamento, noi abbiamo confermato il trend di crescita già iniziato nell'anno scolastico 2019-2020 per quanto riguarda le iscrizioni ai nostri indirizzi. Una crescita sensibile si è avuta già dall'anno scorso per quanto riguarda l'indirizzo liceo scientifico, opzione scienze applicate, ma anche confermando anche il successo del liceo classico e sia del liceo scientifico tradizionale. Un buon successo anche l'abbiamo avuto nel liceo matematico che prevede la convenzione con l'Università di Fisciano e anche del nostro liceo Cambridge, prestigioso liceo Cambridge per il quale siamo convenzionati con l'Istituto Cambridge School International. Consueto aggiornamento della curva pandemica sul territorio casertano con il bollettino pubblicato dall'ASL locale. I dati più recenti si certificano 99 positivi, 130 guariti ed un solo deceduto. Il numero dei tamponi processati è pari a 1204 per un tasso di incidenza dell'8,2%. Maddaloni è ancora in cima per gli attuali positivi con 246 casi ancora attivi. Seguita da Caserta con 171 e San Felice a Cancello con 168. Il comune di Caserta oggi ha reso noto che l'ex asilo Barducci è stato allestito nei giorni scorsi con tutte le attrezzature scolastiche necessarie per ospitare gli alunni di alcune classi della scuola primaria Pollio di San Benedetto dell'istituto comprensivo Vanvitelli. Il plesso del secondo tratto di Viale Lincoln è infatti interessato dai lavori di adeguamento sismico, la riqualificazione e l'efficientamento energetico per oltre 1 milione di euro. Nello specifico, la scuola generale Pollio sarà ristrutturata completamente con interventi di consolidamento sismico che riguarderanno le pareti murarie e i vari impalcati mediante tecniche ingegneristiche e materiali innovativi come la fibra di vetro. Inoltre, saranno eseguiti interventi di efficientamento energetico con sostituzione di infissi, la caldaia e il cappotto termico sulle superfici opache di pareti e solai. Il tutto per avere una scuola moderna, sicura e rispettosa dell'ambiente a servizio delle frazioni di San Benedetto, Falciano 13 e dei nuovi quartieri che stanno nascendo intorno al Policlinico. L'ex asilo Barducci era stato infatti ristrutturato già la scorsa estate con i fondi comunali per circa 100.000 euro, proprio per essere utilizzato dagli istituti scolastici in caso di esigenze legate alla necessità di ulteriori spazi. Passiamo come di consueto anche allo sport. Il Napoli è atteso domani dall'andata della semifinale di Coppa Italia allo stadio Maradona contro l'Atalanta. Gli azzurri, reduci dal successo contro il Parma in campionato, vogliono ipotecare tra le mura amiche anche la finale. Nel Napoli, Petagna ha confermato prima punta con Zielinski, Lozano Insigne, Demme e Bakayoko invece a centrocampo. Nella Dea spazio ai titolarissimi con Pessina, Ilicic e Zapata davanti. Intanto tiene banco la questione tecnico. Dopo le dure parole di Gattuso, si sarebbe scoperto infatti che De Laurentiis avrebbe contattato Sarri per un clamoroso ritorno dopo la sconfitta di Verona. No del tecnico e Gattuso ancora più furioso. A scacciare però via le fake news, un tweet di oggi del presidente De Laurentiis. Non capisco perché giornali autorevoli scrivano delle fake news. È vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po' tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dichiara De Laurentiis.
La cosa divertente però è che qualcuno sbagliando forse desidera che io metta alla porta un po' tutti quanti. Passiamo anche alla Serie C, Girone C. Nuovamente un martedì di vigilia per la casertana che domani nel lunch match affronterà Alpinto e il Potenza. I 22 a disposizione di mister Guidi rientrano Izzillo, Bacilli e Conate con Castaldo, out lo squalificato Buschiazzo e gli indisponibili Bordin, Ciriello e De Sarlo. Convocato anche il neoacquisto Matos che indosserà la maglia numero 19. L'ex tecnico rossoblu Ezio Capuani invece potrebbe affidarsi al 3-4-3 con Marcone in porta e difesa a 3 composta da Gigli, Consonne e Di Somma. Centrocampo con Coppola e Coccia, esterni e Ricci e Bucolo in mezzo. Tridente offensivo formato da Sepe, Romero e Volpe. A presentare il match come di consueto in conferenza stampa è mister Guidi, ascoltiamolo. Dobbiamo ripartire, abbiamo davanti a noi una partita importantissima secondo me in chiave classifica, in chiave salvezza. E troveremo davanti una squadra affamata di punti. Il mister è una garanzia in quanto temperamento, preparazione maniacale alla partita, quindi sappiamo che sarà una partita difficile dove servirà a proseguire su quella che è stata la prestazione di Foggia, cercando di eliminare quei 3-4 errori che secondo me ci hanno precluso di fare un risultato positivo, che sono state le 4 occasioni che ha avuto il Foggia. Quindi quelle sbavature non sono più ammesse, perché le abbiamo viste, le abbiamo analizzate, i ragazzi lo sanno bene, troveremo quel tipo di partita là, non dobbiamo assolutamente esporci alle eventuali ripartenze del Potenza, perché ha all'interno del proprio gruppo giocatori che sanno farti male. Mi riferisco a Romero, Di Livio, Salvemini, Ricci, quindi Coccia sull'esterno, insomma sono giocatori che dobbiamo cercare di limitare. Li possiamo limitare solo esclusivamente se noi riusciamo a fare una partita estremamente bella dal punto di vista tecnico e riuscendo a mantenere le distanze giuste tra compagni e reparti. È una partita difficile, Potenza per valore di squadra non merita assolutamente la classifica che ha giocatori esperti, Marcone in porta, Conson, Gigli che conosco benissimo perché l'ho praticamente cresciuto a Firenze, ma Sepe, Coccia, ora sono andati via Vitteritti, ma insomma avevano il capocannoniere del girone Cianci sostituito con Romero, cioè Di Livio, insomma sono tanti, Coppola, sono tanti giocatori estremamente fastidiosi, estremamente esperti, quindi come valore di squadra sicuramente il Potenza non era preventivabile di nessuno, per nessuno che potesse essere in lotta per salvarsi, quindi sappiamo che abbiamo davanti una squadra forte. Era questa la nostra ultima notizia, io vi lascio con i nostri programmi. In prima serata alle 21.30 si parlerà ancora di sport con Sport 91 Live, quindi mi raccomando restate in compagnia di Teleprima, invece domani alle 6.55 live la nostra rassegna stampa. Buona serata.